Benvenuti a un altro appuntamento dell'Angolo delle Trame, questo angolo che si trova al crocevia tra due strade inconsuete, quello delle arti tessili e quello della didattica. L'appuntamento di oggi ruota attorno alle relazioni che possono intercorrere tra una tecnica tradizionale antichissima, la cui memoria si perde nell'alba dei tempi, come la tessitura, e la linguistica. Per attraversare, fare questo pezzo di strada insieme, avremo con noi alcuni ospiti. Innanzitutto Nicoletta Di Gaetano, tessitrice e progettatrice tessile, che condividerà con noi le sue davvero ricche e multisfaccettate esperienze e la sua particolare visione della tessitura. Interverranno poi la teacher innovator Laura Cesaro e il nostro esperto di linguistica computazionale Matteo Di Cristoforo. Allora, vi ricordo che l'Angolo delle Trame vuole come sempre essere un appuntamento di relax, quindi se avete qualche hobby tessile concedetevelo, se volete sorseggiare un aperitivo, questo è il momento di riempirvi il bicchiere. E io partirei subito con Nicoletta, che ha tante cose da raccontarci, chiedendole prima di tutto, raccontaci in cosa consiste la tessitura, quali sono i suoi strumenti e i suoi materiali. Ciao a tutti, mi chiamo Nicoletta Di Gaetano e mi occupo di progettazione tessile e tessitura a mano. Che cos'è il tessuto? Il tessuto è una falda morbida e omogenea di dimensioni limitate, vuol dire che ha una determinata altezza e è data dalla preparazione dei fili sul telaio e una dimensione che è la lunghezza del tessuto. Sono sempre gli stessi fili sul telaio. Parliamo di ordito. Che cos'è l'ordito? È una sequenza di fili paralleli tra di loro che vengono predisposti all'interno di una macchina. Questa macchina si chiama telaio per la tessitura a mano. Come avviene l'intreccio? La creazione del tessuto è data dall'intreccio di fili di ordito e fili di trama attraverso un altro piccolo strumento che si chiama navetta per la tessitura a mano, che viene inserita nell'apertura di questi fili. Quindi in modo alternato io posso alzare dei fili dell'ordito e andare ad inserire la trama. Una volta che ho inserito la trama, muovo il pettine che serve per accostare le trame tra di loro e al tempo stesso distanziare i fili in modo da dargli una data densità. Successivamente viene effettuato uno scambio, i fili che prima erano in alto vanno in basso e viceversa. Questo scambio mi permette di creare una nuova apertura dei fili dell'ordito. Torno ad inserire la trama. E torno a battere con il pettine. Questo andamento a nastro delle trame all'interno dei fili d'ordito fa sì che si crei una struttura. La prima struttura inventata dall'uomo con ogni probabilità è l'intreccio a tela. Senti, abbiamo accennato di come la tessitura sia una tecnica antichissima che ha attraversato davvero il tempo, lo spazio, testimoniando culture molto diverse. E di conseguenza immagino ci siano anche infiniti riferimenti stilistici. Tu dove vai a pescare ispirazione per le tue creazioni? I miei riferimenti stilistici sono tantissimi, possono essere legati all'arte primitiva, alle tessiture precolombiane, così come quelle africane o di altre parti del mondo. Indubbiamente quello che è successo nel corso della storia dell'uomo, che ha scoperto tecniche sempre più raffinate, ha cercato il modo migliore per interpretare la materia prima che aveva a disposizione. Quindi, se guardiamo delle aure magari asiatiche, c'era un utilizzo maggiore della lana. Ecco perché si è così sviluppato il tappeto. Se andiamo a vedere altre zone, scopriamo la seta. Se guardiamo la nostra storia, riscopriamo il lino, la canapa.
e tantissime fibre che hanno permesso la creazione. Altri, diciamo così, riferimenti stilistici indubbiamente può essere legato allo sviluppo e al fiorire dell'arte tessile italiana, anche l'epoca legata al 300, soprattutto in Toscana o comunque in determinate aree geografiche, parliamo del Sud Italia o a Venezia, indubbiamente era anche quel passaggio dall'arte bizantina a, diciamo così, a linguaggi, no? Che sono ancora oggi moderni. Per guardare il contemporaneo non posso che fare riferimento alla scuola nata a Weimar nei primi del Novecento. Nicoletta, io qua devo intervenire perché, come laureata in design, sentir citare il laboratorio di tessitoria della scuola del Bauhaus è qualcosa che mi riempie il cuore. Ci sarebbero tante storie da raccontare e possiamo dire che intanto in questo laboratorio, attorno al quale gravitavano personaggi importantissimi, docenti d'arte di altissimo livello e per quello che riguarda le arti tessili, in particolare la figura di Annie Albers, bene, in questo laboratorio è nata la figura della disegnatrice tessile, così come noi oggi la conosciamo. Questo soltanto per dare un accenno ad un argomento che da solo potrebbe prenderci ore. Io stessa ho svolto presso una scuola un progetto PON nel quale, non attraverso la tessitura perché ahimè non ne sono capace, ma attraverso la serigrafia, abbiamo ripercorso la storia del Bauhaus e creato delle decorazioni tessili ispirate a questo centenario che è appena trascorso. È giunto il momento di svelare una cosa, Nicoletta, ovvero che io e te ci conosciamo da diversi anni. Ci siamo conosciute in occasione di una mostra mercato di design, per l'appunto, presso la quale tu esponevi delle opere particolari che si intitolavano I testi tessuti. Raccontaci un po' meglio di cosa si tratta e soprattutto qual è per te la relazione che intercorre tra tessitura e linguistica. Per me tessitura è di fatto poter fruire di un testo, poter leggere un'opera, in questo caso tessile, in un modo differente. Sappiamo una cosa molto semplice e alla portata, diciamo così, informazioni molto molto facili da reperire, che la stessa parola latina textum è un'omonimia. Che cosa significa? Significa tanto testo quanto tessuto. E per gli antichi non c'era una differenza. Tutte queste connessioni sono rimaste presenti nel nostro parlato e nel nostro, diciamo così, modo di esprimerci. Tessitura è un linguaggio, quindi da sempre l'uomo ha cercato di manifestare le proprie appartenenze e anche la celebrazione magari di riti importanti, di passaggi della propria vita, attraverso quello che era in grado di creare con le proprie mani. Da sempre possiamo definire l'uomo un essere creativo, no? Lo immaginiamo nel Neolitico con la sua, diciamo così, capacità di scoprire nuove parole affiancata allo sviluppo di nuove gestualità, la trasformazione della materia prima e la creazione di opere, l'incisione, la pittura rupestre, la tessitura. Tutte queste forme di espressione hanno portato a creare, dal mio punto di vista, delle vere e proprie forme di comunicazione. Il mio è un punto di vista di una persona che ha una formazione universitaria nell'ambito della comunicazione. Quindi il mio percorso è stato fortemente marcato dalle discipline della comunicazione visiva, dalla linguistica, dalla semiotica, l'antropologia, quindi non posso far altro che interpretare il tessuto come, direbbe Eco, un'opera aperta. Anche proprio da un punto di vista della sua, diciamo, composizione formale, può essere interpretato come un testo, dico bene?
assolutamente, anche perché noi sappiamo che la tessitura si esprime attraverso un linguaggio specifico, un codice linguistico di fatto, dato da pieni e vuoti. Noi sappiamo che il pieno significa il filo dell'ordito che si alza. Il vuoto significa il filo dell'ordito che resta basso. Questi elementi che potremmo definire l'origine del codice binario, questi elementi dati dal pieno e vuoto hanno una possibilità compositiva pressoché infinita e mi servono per rappresentare superfici tessili estremamente semplici, come la tela, fino a tessuti talmente tanto complessi che hanno bisogno di una, appunto, di una struttura, di un'architettura molto più elaborata. Sì, io direi che sia giunto il momento per interpellare una persona che ci potrà dare un ulteriore contributo a questo proposito, che è il nostro esperto di linguistica computazionale, Matteo Di Cristofaro. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di sentirci e dialogare un po' di questo argomento, ci sono venute anche idee di cose che ci piacerebbe possedere, di manufatti tessili che vorremmo possedere, in cui magari sia nascosto un testo o un'opera che particolarmente ci piace. Ma tornando un attimo ad oggi, Matteo, allora Nicoletta ci ha parlato della tessitura come un'interpretazione di pieni e di vuoti, che quindi può richiamare quello che è il più fondamentale dei codici, che è il codice binario. Ti chiedo, ci confermi questa cosa? Riesci a intravedere anche tra le trame della tessitura la rappresentazione di altri codici linguistici? Sì, sicuramente vedere gli aspetti legati a un codice binario sicuramente, in linguistica si può anche pensare ad altre tipologie di codice e in particolare penso a come è possibile prendere gli elementi linguistici e suddividerli in elementi minimi, quindi possiamo pensare a elementi minimi grammaticali, quindi quelle parole che vengono analizzate da una prospettiva grammaticale, c'è cioè una prospettiva morfologica, una prospettiva semantica, quindi esistono tanti modi per analizzare la lingua e gli elementi che la compongono e allo stesso tempo è possibile individuare nella lingua dei veri e propri pattern, quindi delle strutture più o meno ricorrenti che vengono utilizzate per creare significati, per creare senso. Allo stesso modo, se penso alla tessitura, innanzitutto, come già ha detto Nicoletta, appunto questa radice comune derivata dal latino di textum, dalla quale con una metafora si è passati dal tessuto al testo, pensiamo anche inoltre ad altre due parole che si usano spesso quando si parla di lingua e di linguaggi di letteratura, come la trama e l'intreccio narrativo, anche queste sicuramente mettono in risalto il forte legame tra l'aspetto più materiale, anche materico, della tessitura e il tessuto linguistico, appunto. E quindi sicuramente avendo a disposizione nella lingua degli elementi minimi e delle strutture è possibile fare una vera e propria opera di traduzione, quindi portare questi elementi all'interno della tessitura e pensare a una divisione in elementi minimi che possono essere per esempio i colori o le texture dei tessuti, quindi utilizzare diversi materiali, e allo stesso tempo si può pensare dei pattern, degli intrecci che come nella lingua vanno a generare dei significati in un tessuto possono, e qui penso da linguista e non da persona che fa questo tipo di lavoro artigianale, possono creare sensazioni diverse. Nell'ipotesi di una traduzione su tessuto di pattern linguistici, ci sono dei modelli che possono essere rappresentati o diciamo o si tratterebbe di pezzi unici perché ogni testo, ogni frase ha la propria struttura? Beh, sicuramente è possibile trovare delle modalità per generare dei pattern
sempre più o meno identici. Pensiamo ad esempio a un'analisi grammaticale. Non so, decidiamo di tradurre in un tessuto un'opera come I Promessi Sposi, partendo dall'analisi grammaticale. Quali sono le strutture grammaticali, gli elementi grammaticali dell'opera? Probabilmente centinaia di artisti che fanno questa operazione otterrebbero tessuti pattern praticamente identici. Allo stesso tempo, se invece si prende come elemento minimo qualcosa di più soggettivo, come può essere per esempio la percezione, le memorie che ci legano a determinate parole di un testo, allora in quel caso è molto più difficile avere dei pattern sempre identici, ma anzi entrerebbe in gioco un fattore estremamente personale. Torno anche al discorso del codice, anche per aggiungere un altro elemento. Abbiamo sì degli elementi, sia nella lingua sia nel tessuto, abbiamo sì dei pattern. È anche vero però che nella lingua non si parla mai di combinazioni specifiche, non si parla mai di un calcolo combinatorio, diciamo così. Entra sempre in gioco una soggettività, quindi anche una creatività linguistica, nel caso della lingua, una creatività artistica e che ha a che fare con il tessuto nel momento in cui si parla di tessitura. Grazie Matteo. Allora, venendo a parlare di quelle che sono le esperienze didattiche di tessitura, Nicoletta, faccio innanzitutto una domanda a te. So che tu ne hai avute diverse di esperienze didattiche, se non vado errata, più che altro in ambito museale. Ci puoi raccontare qualcosa? Qual era il target di riferimento? Come reagiscono i ragazzi a questo genere di attività? Per quel che riguarda l'età scolastica, indubbiamente sono state molto, molto importanti le esperienze che ho svolto per formare il personale del museo e diversi tipi di musei che sono soliti confrontarsi con le classi e le scuole. E ho un ricordo di un'esperienza molto bella legata a un bambino d'età, quindi sui 4-5 anni, che non avendo ancora avuto la spiegazione di come poter eseguire il lavoro, osservava i materiali che erano presenti sul tavolo e spontaneamente ha incominciato a creare, tenendo appunto in mano una di queste cornici molto semplici, ma già in posizione verticale, ha cominciato a intrecciare proprio come facevano gli arazzieri, quindi con una manualità e una spontaneità uniche. Bene, abbiamo la fortuna di avere qui con noi un'altra persona che ha fatto esperienza di tessitura applicata alla didattica, questa volta in un ambito prettamente scolastico. È la nostra teacher innovator Laura Cesaro. Laura, sicuramente un altro contesto in cui è possibile incorniciare questo tipo di esperienze all'interno dell'ambito scolastico è quello di natura storico-antropologico. Abbiamo detto che la tessitura affonda le sue radici davvero in una storia ormai dimenticata e quasi leggendaria. Io so che tu hai fatto esperienze di questo tipo, esperienze che, mi viene da dire, portano non soltanto allo sviluppo del pensiero computazionale, ma anche della motricità fine. Vuoi raccontarci qual è stata la tua esperienza con i ragazzi? Volentieri, ciao Elena, ciao a tutti. Sono d'accordo, è proprio vero che la tessitura è un'attività interessante da proporre a scuola e che ha diverse implicazioni che sono tutte molto intriganti, perché se andiamo a rivedere la storia, la tessitura ha origine nel Neolitico, ma la ritroviamo nel mondo antico, basti pensare al mito di Aracne o alla figura di Penelope che tesse la tela di giorno e la disfa di notte e che è ancora oggi presente nei nostri modi di dire di tutti i giorni, così come magari nei racconti biblici c'è la storia di Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, che aveva avuto in dono dalla mamma Rachele una tunica così bella da suscitare l'invidia dei suoi fratelli, che poi per gelosia l'hanno venduto come schiavo. O anche, pensando alla tessitura, la tunica di Gesù, che era così preziosa perché era costituita
cucita in un unico pezzo, realizzata in un unico pezzo, e proprio per questo talmente preziosa che è stata estratta a sorte dai soldati ai piedi della croce, quindi attraversa un po' diversi ambiti, no? L'arte tessile si è interessato anche Leonardo, no? Che sperava di velocizzare i tempi di produzione, ma il suo sogno non si è avverato fino a che non c'è stata l'industrializzazione. Ma nelle campagne il telaio a mano è stato usato fino quasi alla metà del Novecento, quindi è possibile che fra i bisnonni di chi, degli alunni che abbiamo in classe ci sia chi si ricorda di quello che qua dalla mia parte in Veneto si chiama filò, che era la tradizione di trovarsi nelle sere d'inverno nelle stalle per stare più al caldo, per stare vicini, passare tempo in compagnia, ma senza restare inoperosi, cioè c'erano gli uomini che si dedicavano alla riparazione degli attrezzi da lavoro, alla realizzazione delle ceste, all'impagliatura delle sedie, e le donne invece erano impegnate con le attività di cucito, di ricamo, ma anche e soprattutto filare e tessere, quindi io a casa mia ho ancora delle lenzuola piuttosto ruvide, per dire la verità, ma che aveva tessuto la mia nonna, quindi in molti musei etnografici oggi si trovano dei bellissimi telai che provengono dalle fattorie circostanti e che ci parlano delle abitudini, degli usi, dei costumi, delle campagne, anche in un tempo tutto sommato recente. Ecco allora che proporre un'esperienza di tessitura, magari utilizzando, come ho fatto io, materiali poveri, riciclati, come potevano essere i coperchi delle scatole da scarpe e i gomitoli della lana avanzata che si trovavano in casa, può diventare un'occasione per ricostruire i quadri di civiltà, pensando appunto ai popoli antichi, ma anche per rivivere un passato che non è molto lontano ed è radicato nelle nostre tradizioni, nel nostro territorio, sia anche per sperimentare l'importanza che ha avere una progettazione precisa e ben definita, in cui stabilire per esempio le sequenze di colori, in cui avere delle istruzioni che siano semplici, che siano ordinate, che siano e movimenti precisi nell'esecuzione e nel rispetto delle procedure. Quindi la realizzazione di un tessuto fatto a mano richiede tutte queste abilità, ma richiede anche tenacia, perseveranza, non arrendersi perché le prime volte non riesce come uno vorrebbe, perché non si riesce a capire da che parte far passare la navicella, da che parte come funziona il sopra sotto della tessitura, qual è la trama, qual è l'ordito, tutte queste cose che sembrano piccole ma che per i bambini diventano grandi, quindi avere anche la capacità di sequenziare le attività, avere un controllo operativo, saper utilizzare, capire l'errore, scoprire qual è, andarlo a rimediare, perché altrimenti viene fuori un pasticcio, viene uno sgorbio e il tessuto non è più come si pensava o si voleva che fosse. E quindi occorre andare a capire dove si è sbagliato, correggere e riprendere da lì. Ecco, se ci si fa caso, come dicevi prima Elena, c'è in questo anche molto pensiero computazionale che è abbinato alla possibilità di dare proprio sfogo alla creatività, perché mette insieme un aspetto procedurale e un aspetto più libero e creativo, perché uno può decidere di combinare i colori in un certo modo, alternare la trama in un altro, insomma si può arrivare anche a costruire dei tessuti più sofisticati a seconda dell'età dei ragazzi che abbiamo davanti. Ed è comunque un'attività molto bella che io ho sempre visto fare molto volentieri dai bambini, che poi appunto andando al museo rivedono in grande questo piccolo telaio che loro avevano fatto, lo trovano costruito di legno con tutta già la trama e l'ordito, e riescono a capire anche qual era la difficoltà che incontravano le nonne, le bisnonne quando dovevano andare a lavorare su la fatica che dovevano fare per realizzare un telo. Ma anche riscoprire questi tempi, no? In un certo senso può essere educativo. Sicuramente sì. Grazie anche a Laura.
Sì, quello che ci racconti, questo affondare la storia nelle origini stesse della cultura mi fa venire in mente i miei studi di architettura e il fatto che esistono dei teorici dell'architettura che vedono proprio nell'intreccio e nell'arte della tessitura l'esordio di quella che poi è diventata la costruzione di setti e quindi l'architettura in tutta la sua complessità. Passata questa curiosità, vorrei concedermene un'altra, fare un'ultima domanda a Nicoletta. Nico, ti chiedo, qual è stato il progetto più avvincente al quale hai preso parte? Più che un singolo progetto, preferirei parlare di una coincidenza di due progetti che sono capitati nel medesimo periodo. A metà del 2018 ero stata incaricata dal Museo del Patrimonio Industriale di Bologna di ripristinare il telaio per la tessitura a mano presente nelle sale museali. Esplicativo, quindi per finalità didattiche, perché è un museo molto attivo e come proposte per la scuola, per dimostrare come veniva realizzato il velo da seta bolognese, questo tessuto antichissimo che ha reso Bologna importante in tutto il mondo. Quindi contemporaneamente mi sono trovata a lavorare in archivio di Stato, andare ad analizzare i tessuti originali, gli ultimi presenti in archivio appartengono alla fine del 1700 a un fondo archivistico per l'appunto. E nello stesso periodo ho collaborato per la creazione, la prototipia di uno smart textile. Che cosa vuol dire? Che mentre lavoravo sui tessuti antichi mi sono ritrovata a dover analizzare, indagare sulla struttura stessa e da un punto di vista architettonico di come andare a intrecciare ordito e trama in modo che potesse generare un pressure sensor. Quindi qualcosa di morbido che in determinate aree della superficie tessile avesse una data funzionalità. Funzionalità data innanzitutto dalla materia prima, quindi filati conduttivi in mescola con altri filati, ma anche diciamo così, un andare a stravolgere degli intrecci base per creare appositamente qualcosa che potesse raccogliere dei dati. Grazie Nicoletta. Davvero parlare di un'arte così antica e di una sua applicazione invece così innovativa per me è qualcosa di magico. Ci racconta di com'è possibile traghettare dei saperi tradizionali che spesso sono destinati a perdersi in un futuro, dando loro un'alta dignità e calandoli all'interno di contesti sinergici. Quindi grazie ancora a tutti, a Laura Cesaro, a Matteo Di Cristofaro e a Nicoletta Di Gaetano che ci hanno fatto compagnia. Spero che abbiate trovato la nostra conversazione interessante quanto l'ho trovata io. Vi ricordo che ci saranno altri appuntamenti dell'Angolo delle Trame, sempre a questo incrocio di strade, e speriamo ci vogliate fare compagnia anche la prossima settimana. Una buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao.